Folli, oggi giornata di news. Siamo qua per andare a vedere insieme news sia di Grand Cross ma di Origin. Attenzione, uscite delle news, c'è roba dell'altro mondo. Ragazzuoli, ovviamente un bel like, iscrivetevi e buona visione! Allora, bentornati oggi su Grand Cross, sia Jap che Global, in ogni sua forma ormai, e soprattutto siamo qua anche per Origin. Raga, Origin, 7DS Origin, esiste, non l'hanno cancellato come tanti miscredenti credono. Ma, prima di iniziare ragazzuoli, volevo ricordarvi come al solito di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, di iscrivervi sulle altre pagine, tutti i link sempre in descrizione. E ovviamente ragazzuoli, non mancate tutti i giorni live dall'una alle 4. Detto questo ragazzuoli, allora iniziamo subitissimo, perché si parla veramente di... Il video sarà diviso in due parti, ve lo dico subito. Sarà diviso in due parti perché si parla per appunto di Origin nella seconda parte e di Grand Cross nella prima. E nella prima avrete sicuramente già visto di che si parla. Ragazzuoli, nuova LR confermata, prossima LR in arrivo, e si parla di... Dian, non una Dian qualunque, ma Dian Regina Red, quindi rossa, esergo la Fest. Quindi Dian Fest, ragazzi, Dian Fest ad LR. Secondo, no, terzo, se non mi sbaglio, Fest ad LR, anche perché hanno fatto lo Strain. Dian, no, che cavolo dico, sì, e Margaret, quindi il terzo, sì, dovrebbe essere il terzo, se non salto nessuno. Escanor Nollitz nemmeno, King nemmeno, Zeldris nemmeno, Galand pure. No, dovrebbero essere gli unici LR, gli unici Fest ad andare ad LR. Comunque, Dian Regina, ragazzi, Dian Regina e... boia, non me lo sarei mai aspettato. E devo essere onesto, e ve lo dico subito, non ho incominciato a dire: ah, un'altra LR, ragazzi. Le altre due, Rimuru e Milim, ce le hanno regalate. I coin non sono stati spesi, i pendant si farmano tranquillamente con le pool, farmando i coin, prendendo i coin, consumandoli nel Forte Solgres, si fanno i pendant, quindi non mi venite a dire: ma come, un altro LR, ragazzi? Quelle due erano extra, questa è l'LR che ci sarebbe dovuta essere normalmente come ogni due mesi, cioè banalmente anche l'anno scorso in questo periodo uscì Margaret, sicché nel senso di cosa stiamo parlando. E detto questo ragazzi, andiamo a vedere un po' anche l'artwork, più che l'artwork il modello. Ovviamente per chiunque non sapesse di che Dian si parla di questa Dian ragazzi, quindi banalmente della Fest, ok? Questa è Dian Fest, quella là sopra è Dian Fest, quella che è uscita nel 2 anni fa, a fine febbraio se non erro, perché quest'anno c'è stato Arthur, l'anno scorso magari mi confondo con la schedule, l'anno scorso Mile, due anni fa, no, che Mile, oddio non mi ricordo, ragazzi. Sì, forse Mile, poi due anni fa Dian, sì, comunque quello è stato bene o male la roba uscita. Quindi sì ragazzi, Dian Fest confermata dell'R, e questo è il modello dell'LR stessa. Quello che vedete accanto a me è il modello dell'LR, che personalmente è fighissimo, cioè richiama molto il King LR che è qua a fianco a livello di design, per appunto essendo Nore e Regina, essendo comunque è la coppia, no? Quindi ci sta, farli in questo modo e farli con praticamente lo stesso design, stessi colori. Ecco, forse io avrei cambiato un attimino il colore, non avrei fatto lo stesso di King, che King è verde, avendo il cuscino verde ci sta a farlo verde. Lei l'avrei fatta sull'arancione, per comunque richiamare i colori di ognuno. Lei è arancione come vestito, ragazzi, lei richiama l'arancione, ok? Quindi King ce lo vedevo sul verde, lei no, ma comunque ci sta, essendo Re e Regina, banalmente anche nel sequel ce li vedo tantissimo come anche lo stesso tipologia di vestito. Comunque è una cosa mia e non c'entra niente con la news. Questo è ragazzuoli, questa è Origin, ok? E ragazzuoli, ecco qua, abbiamo per appunto il post intero, eccolo qui, che tra l'altro era questo, sì, era questo, semplicemente zoomato. Lance è il leaker che ha, diciamo, sovrascritto 7DS Leaks, che lo ha sostituito, e anche qui abbiamo anche un'altra conferma, perché insomma ragazzi, con la collab, bene o male ci ha azzeccato, quindi insomma...
è stato abbastanza preciso. E poi comunque si parla di leak, cioè ragazzi, c'è già il modello in game, non è che puoi sbagliare, quello è, punto. Poi ovviamente bisognerà vedere al massimo se è quella di Anno o meno, ma comunque si parla sicuramente di Diana dell'R. E uno potrebbe dire, Leo, ma il vestito di Diana è verde, ci sta che sia verde. Hai ragione, però ecco, secondo me ci stava più l'arancione, banalmente, per i motivi che ho detto prima. Però sì, se uno va a vedere il vestito di Anne, appunto quella festa, è verde, che anche quello di fine season di Nanatsu ci sta a farla verde, banalmente. Quindi, ragazzuoli, questa è la news di Nanatsu. Prossima LR in arrivo si parla di Diane Fest rossa ad LR e il modello è quello. E andando a parlare della seconda news di oggi, che è forse la più importante, perché le LR, sai, le LR vanno e vengono, poi comunque sì, potrebbe essere molto forte, ma comunque nell'R è sceso molto l'interesse per quest'ultime date, le ultime, a parte Milim, e l'R abbastanza scarse. Quindi passiamo alla notizia, secondo me, più importante. Origin, eccolo qua, confermato, Seven Deadly Sins Origin uscirà nella seconda metà del 2025. Il lasso di tempo è compreso tra il 30 giugno e il 22 luglio 2025. Eccoci qua, ragazzuoli, eccolo qua. Questo vi do un contesto. Abbiamo la schedule ufficiale, la lineup ufficiale dei giochi in uscita per quanto riguarda la Netmarble. Eccoci qua, ragazzuoli. Abbiamo per appunto i giochi sotto di me della prima metà del 2025 e successivamente quello di là della seconda metà del 2025. E troviamo per appunto Origin. Eccolo lì, ragazzuoli. Guarda lì, finalmente esce Origin. Dai, sono contento. Sono veramente contento. Non vedevo l'ora. Sono anni, ragazzi, che aspettiamo la data di uscita di Origin. Sono veramente anni. Finalmente. Uno potrebbe dire, ma Leo, ma è falsa perché c'è solo leveling, sì ragazzi, ma solo leveling in teoria c'è che è già uscito, no? Non potrebbe dire, ma è falsa perché è casino, è tutta roba già uscita. No, raga, solo leveling, se leggete, in teoria viene introdotto su Steam. Quindi semplicemente c'è solo leveling Arise, ma per dirvi semplicemente, guardate, ve lo mettiamo anche su Steam, punto. Gioco che tra l'altro, da quel che so, è decaduto veramente tanto e ha perso tanti, 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 tanti player, da quel che so ovviamente. Ma comunque, siamo qua per parlare di Origin. Origin, ragazzi, io ve lo dico, lo sappiamo, è stata un'arma a doppio taglio rilasciarlo dopo così tanto tempo dai primi trailer, perché ragazzi, se non mi sbaglio, il primissimo trailer dove ho fatto anche la reaction, lo potete trovare nella sezione, nella playlist dedicata a Origin, l'ho fatto a gennaio 2022, cioè ragazzi, sono passati veramente 3 anni a gennaio, ok? Quando uscirà Origin saranno 3 anni e mezzo e già allora si prospetta che avesse avuto almeno un anno e mezzo se non due, già di programmazione antecedente all'uscita del primo trailer. Quindi insomma, raga, è un gioco in sviluppo in soldoni da tanti anni, atteso da tanti anni. Speriamo che non facciano il flop e speriamo che non venga rimandato. E a questo punto, Netmarble, visto che ormai è confermato che te guardi i miei video, perché è palese, ogni cosa che dico viene fatta, ad esempio Idle Adventure, ma questo è un altro argomento, ma se è possibile, questo è un piccolo appello, ma la richiesta che vi ho fatto, che ci stavo ancora pensando, no? Di invitare Nakaba al prossimo Lucca Comics con lo stand di Origin, eh? Dai, non è che è infattibile, è a livello impossibile, però, la speranza è l'ultima a morire, dai. Speriamo, vabbè. Piccolo appello anche in video, per favore, fatelo venire insieme allo stand di Origin, essendo che esce lì, no? Un po' di pubblicità. Comunque, ragazzuoli, alla fine, a parte le cavolate, questo era il video. Queste sono le due news. Lato Grand Cross in arrivo, la prossima LR leakata di Anne, quindi con l'uscita in teoria del prossimo Fest o la settimana prima avremo di Anne. E poi avremo per l'appunto il banner. Per quanto riguarda il banner, le news di Origin, per quanto riguarda la sua data d'uscita, che si parla per appunto confermata. Questo è un post ufficiale, confermato per appunto da questo post. Si parla della seconda metà del 2025. Raga, possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Origin sta veramente arrivando. È quasi impossibile da dire, però è così. Origin 7DS Origin, il gioco che aspettiamo da anni, sta finalmente per arrivare. Hype.
questa volta è hype vero, ragazzi. Speriamo che ci doppino anche delle news. E come al solito, io sono il primo in pompa magna per darvi tutte le news al al secondo uno. Appena esce news, ve le posto. Quindi, sappiate, eccoci qua, Origin. Dai, ragazzuoli, io vi ringrazio. Scusate per questo video un po' a braccio, ma era doveroso, così importanti. Recuperate anche tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, qua sopra nelle schede. Iscrivetevi qua sotto al centro. E ovviamente sul canale trovate anche tutti gli altri video, anche a tema slime, showcase di Milim, showcase di Riumru, chi più ne ha più ne metta, mi raccomando. E let's go, boys, e ciao a tutti, ragazzuoli.